Paolo Chavarro e la reazione al cancro della madre dopo l'annuncio, la dedica social e i messaggi dei VIP. Il giovane ex volto di Forum torna sui social per mostrare tutto il suo supporto alla madre. Il post diventa un'occasione per tutte le star di mostrare la loro vicinanza. Non è passato poi tanto da quando, negli studi di Pomeriggio 5, Eleonora ha deciso di parlare liberamente della sua malattia, sperando che possa aiutare a tenere alta l'attenzione sulla prevenzione e il trattamento dei tumori. Cosa l'abbia colpita esattamente l'ha detto lei stessa, tumore al pancreas è la diagnosi, ma tutto quello di cui ha bisogno lei è l'affetto e la comprensione del pubblico, così come dei suoi familiari. A riguardo è stata molto chiara, la mia famiglia è il pubblico e io ora ho bisogno del vostro amore. Per quanto riguarda la famiglia invece, ora avrà bisogno di tutta la vicinanza che posso darle, per affrontare il percorso di cura per questo cancro che le è stato trovato dopo alcuni controlli fatti per una semplice tosse. La donna ha poi aggiunto che combatterà la malattia con grande coraggio e con l'appoggio della sua famiglia che le è sempre stata accanto. E proprio dalla sua famiglia proviene una dedica speciale dopo il suo annuncio. Parliamo di suo figlio Paolo Chavarro, il suo secondogenito avuto insieme a Massimo Chavarro, che, per dimostrarle tutto il suo amore, ha speso dolcissime parole per sua mamma, che si trova a dover affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita. La dedica speciale di Paolo Chavarro. L'ex super volto di Forum, divenuto poi noto a molti per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP e per la relazione con Clizia in Corvaia, sembra essere stato molto colpito da quanto successo alla madre, tanto da fargli vedere le cose in una prospettiva nuova. Nelle ultime ore ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra tra le due persone più importanti della sua vita, Eleonora e il fratello Andrea Rizzoli. Il messaggio è estremamente sintetico, ma ricco di tutto l'affetto e la semplicità che un figlio può donare a sua madre, consapevole che un solo gesto possa valere più di tante parole. A corredo della foto leggiamo quindi solo, la forza dell'amore. Le frasi di affetto dalle persone vicine e dai fan. Tanti messaggi di sostegno al giovane Paolo e alla sua bella madre. Sotto al post. Non solo i cuori di ringraziamento condivisi dalla stessa madre, ma anche le parole di Clizia in Corvaia che conferma, saremo forti. Poi arriva anche un messaggio di Monica Leofredi, che mostra la sua vicinanza aggiungendo, vi abbraccio forte. Mamma sarà forte anche per voi. Ovviamente anche molti fan si sono spesi in parole di supporto. Qualcuno scrive, Paolo non sono nessuno ma vorrei solo farvi sentire la mia vicinanza. L'amore può tutto. San sicuro che supererà anche questa. Un altro invece si limita a incoraggiare la donna, forza Eleonora. Punto. Insomma, la famiglia ha trovato molta vicinanza tra le persone vicine e lontane.